Facciamo il giro? Vedete amici laggiù? Qua è violetto, c'è la lavanda. E qui c'è il santo subito. Allora, vi portiamo a vedere il laghetto dove ci sono le tartarugose. Possiamo spezzare pure qua dentro, amore? No. Là, vedi? Non è là il laghetto. Sì, è là il laghetto. Ci sono anche, sì, ci sono anche i galli, le galle ci sono, no, ma comunque i neuroni proprio in questo periodo, e ci sono anche i galletti, i coniglietti, e che altro ci sta, amore? Le papere, le tartarughe, poi ci sono io che faccio parte dello zoo, il pavone. Ma io vorrei capire lui dove sta. Eccolo! Li vedete? Non so se li vedete. Salve amici, salve. Guardate che bello qua. C'è Margheritina! Ciao Santo Su! Ciao Santo Su! Allora, eccoci qui il laghetto. Adesso stanno tagliando l'erba di là, se sentite il rumore. Che bello il laghetto! Lì ci sono i Luigi, ci sono i gabbianetti. Amore, ah, bravo! Qui ci dovrebbero stare le tartarughe, da qualche parte. No, quella è una testa di tartaruga, amore. No. No, se è un ramo. Chissà dove sta. Ah, io l'adoro sto parco. Eccole, stanno prendendo il sole. Ciao, piccole. Eccole. Ma quanto sono grandi! Vedi, amore? Tra poco si mettono paura, si arrabbiano e se ne vanno. Guardate quante ce ne stanno. Ciao piccole! Amici, salve! Buongiorno! È tanto tempo che non ci vediamo. Allora, come state innanzitutto? Io sono qui con... vedete, il santo subito qua. E ci stiamo facendo una passeggiata, volevamo andare a mangiare fuori, io mo sono uscita da lavoro, tengo pure lo zainetto, fa un caldo raga, e sono uscita un poco prima all'una e quindi ho detto andiamoci a mangiare una cosa fuori, perché non mi va proprio di tornare subito a casa, perché ci abbiamo da studiare, ci abbiamo da fare, e quindi ho detto almeno prendiamoci un'oretta. Ma lo sto profumo, il profumo di vaniglia delle pasticcerie. E quello era il bar, vedi, all'angolo là, là costosissimo. E niente ragazzi, stiamo facendo una passeggiata, ho detto a Vittorio qua, ho detto inizio a fare almeno un vlogettino, una cosa, perché raga, non, cioè praticamente sul canale non mi state vedendo, ma a parte che ci sta gente e mi vergogno come una ladra, qua già vanno al mare, e sta un sacco di gente al mare, ma... E niente, qualche volta ce l'andiamo a fare il picnic sul mare la sera, ci pigliamo una pizza e ce ne andiamo sulla spiaggia. E raga, è solo perché, a parte che non so mai che cosa dirvi, ma perché stiamo facendo una vita veramente molto casa, lavoro, studio, lavoro, cioè, quindi non è che stiamo uscendo, stiamo facendo cose particolari, niente. Però io volevo salutare, perché sennò mi dite si è morta. e quindi niente, mi vergogno come una ladra a fare io i vlog in mezzo alla strada, lo so che non mi conosce nessuno, però qua stiamo andando a un posto bellissimo che sta proprio sulla spiaggia, poi vi faccio vedere. E se riusciamo però, sì, quello là, se riusciamo però, perché qua ci sta di solito una fila, aspettate.
c'ho gente. Ci sta di solito qua una fila allucinante, quindi non so se riusciremo a pranzare qua o ci andiamo a prendere qualcosa da qualche altra parte. E voi come state, ragazzi? Scrivetemelo sotto come stanno andando le cose. E vi volevo aggiornare un attimo. Dopo dovremmo andare a fare pure un poco di spesa da Lidl, ci siamo persi la collezione delle cose proteiche, secondo me, amore. Vabbè, fa niente. Perché io da quando sono tornata dai 15 giorni Covid, a parte che fisicamente sto proprio distrutta, ho preso le vitamine così, ma veramente fisicamente sto proprio a terra. Ma poi una cosa che mi sta capitando è che non mi ricordo le cose. Cioè, sì, io sono sempre stata così, ma mo proprio peggio di prima, non, come se la memoria se ne, cioè, fosse proprio andata, e faccio proprio fatica a memorizzare quando studio, quando faccio le cose. Vabbè, comunque passerà, raga, salute. Vabbè, comunque, e niente, adesso andiamo e ci vediamo dopo. Mamma, i ristoranti sono pieni, raga. Sono proprio pieni. Sì, sì. Madonna, io, raga, se avessi la possibilità economica mi piglierei una casa qua, ma credetemi che sono delle zone proprio a livello economico i pesciolini, dove li vedi i pesciolini? Santo. Oh, che bellini. È come i bambini, santo, subito. Vedi i pesciolini. Ci stiamo facendo la camminata qua, non so se c'è fila, non mi pare che ci sia tutta sta fila. Sì, no, vedo gente, c'è fila. Vabbè, fa niente, aspettiamo un poco. Abbiamo messo 2 ore di parcheggio. E vi dicevo, raga, magari ad averci la possibilità economica, perché purtroppo, come vi ho sempre detto, siamo tutte e due precari qua, e quindi non ce lo possiamo permettere. Però veramente sarebbe il sogno della vita, visto e considerate che comunque dobbiamo stare lontani dalle famiglie, tanto vale almeno stare in un posto che ti fa uscire gli occhi, ma purtroppo non è fattibile. Vabbè, raga, che dobbiamo fare? Guardate la fila che ci sta. C'è poco. No, però è poca, sì, si può fare una mezz'oretta e mangiamo, forse pure meno. E questo poi, questo ristorante sta proprio sulla spiaggia qua, guardate. E niente, ci voleva, raga, perché siamo stanchi, siamo arrivati proprio alla fine dell'anno, che ci sentiamo proprio giù. Vabbè, però almeno vi ho portato qua, non vi lamentate, vi ho portato a vedere una cosa bella. E sento subito i pesciolini, è come i bambini, raga, è un bambinone, sei un bambinone, certo. Bambinone. Vedete che ci sta, ma che cado, ci sta, guardate che fila ci sta. Poi vi faccio vedere che siamo proprio sulla spiaggia, però non so dove riusciamo a prendere il posto. Ma si muove? Sì, sì, si muove. Allora, campo 20, pagine consegnate. Thank you.
Amici, allora stamattina, che è il mio giorno libero, me ne sono venuta un po' qua in spiaggia a studiare e mi sono messa con il tablet, ma ragazzi, credetemi, cioè oggi è, non mi ricordo, il 16, sì, cioè raga, la gente si sta a fare il bagno, ma c'è una temperatura stupenda. E veramente questa è proprio la temperatura ideale per me, perché sono venuta qua così proprio per non stare sempre, cioè per non stare sempre dentro, magari chiusi a studiare così in maniera, e ho detto oggi me ne vado sulla spiaggia. Amici salve, allora arieccoci. Non so se sarà un video che vi metterò da solo oppure ve lo aggiungerò alla fine di un vlog, perché questa settimana io ho ripreso qualcosa ma non mi ricordo nemmeno per cui ma tanti non sono una tubera professionale, quindi lo sapete che se, cioè, e i miei cari amici followers amici e basta lo sanno che sono ringoglionita, quindi prendete questi video molto così alla mano. Siamo andati a fare la spesa, oggi è domenica, mi vedete con il, come si chiama, il coprispalle, perché raga fa un freddo, cioè nel giro di una giornata è cambiato il mondo, va bene. Comunque, siamo andati da Lidl, in realtà abbiamo un po' toppato perché avevamo visto il volantino, ma non avevamo visto che quello era il volantino che inizia domani. E dove ci stava di nuovo il Mondalatte, quello elettrico. Se vi dovesse interessare, ritornerà. Io non penso che domani ci mettiamo ad andare di nuovo, perché io lo volevo, però raga, amen, perché là devi fare le corse. E quindi siamo andati oggi a fare spese, perché il tempo comunque non ci permetteva di fare altro. Ho detto vabbè, allora approfittiamo a fare la spesa oggi, perché io dopo c'ho, metto a cucinare, dovrei studiare un po' perché sto provando a fare un'altra cosa e quindi insomma così. E siamo andati a fare un po' di spesa pure per festeggiare, perché siamo felici in questi giorni. Abbiamo avuto una buona notizia, ovvero che se Dio vuole il santo subito mi si è abilitato sulla materia e quindi insomma sono cose da festeggiare. E allora abbiamo preso un poco di porcherie, vi dico la verità, perché così oggi mi aveva chiesto l'espressione, cioè come se mi ha espresso il desiderio di pasta patate e provola, tipo, piatto tipicamente estivo, ragazzi, quelle cose proprio che se te le mangi d'estate ti devi mettere il bicchiere per raccogliere sotto la... No, ma perché raga, non si poteva fare, dato che è rinfrescato e vi dico che la temperatura è scesa di quasi 10 gradi, perché siamo sui... Quanti gradi ci stavamo? 16 gradi e ieri c'erano 31 gradi, vi dico, perché lo sapevano che lui voleva la pasta e patate, dice a questi qua cerchiamo di non fargli fare la sauna mentre si mangiano pasta e patate e così abbassiamo le temperature, va bene? Quindi se per caso vi dovesse servire, il motivo è colpa di santo su. Comunque, detto questo, abbiamo preso le scamorzine affumicate. Allora lui ha preso proprio la provola, quelle là fettine, però ho pensato, ho detto per farla più saporita magari anche queste qui messe un pochino sopra. Ma vediamo come la devo fare, raga, è domenica, io non ci sto, poi è un periodo proprio che siamo stanchi e quindi non ci fate caso. Allora ho preso i cornflakes questi qua, perché per fare colazione, perché non lo so, sto periodo mi va di variare, ma poi alla fine vado sempre sulle cose tipiche, e ho preso questi qua classici. Poi ho preso un po' di lattuchino, perché noi facciamo sempre che magari la domenica cerchiamo di mangiare, insomma, ci concediamo qualcosina, poi magari ci sta durante la settimana, cerchiamo di mangiare meglio e quindi il lattughino, così ci facciamo la cena noi di solito. Abbiamo preso poi cose che vi straconsiglio della Lidl, questi hamburger, ragazzi, sono troppo buoni, questi con semi di lino e zucca. E poi mini burger con ceci e avena. Raga, questi qua sono troppo buoni.
Ve le straconsiglio. Poi ha preso pure queste. Ah, mi ha preso queste con le verdure grigliate, che sono quelli poi diciamo più classici. Sono buone, ragazzi. Sono buone. Scusatemi se io comincio a mettere qualcosa dentro perché. Pioveva, abbiamo tolto la spesa, ma è un po' che. Allora, metto questo qua, questi li metto qua, non ci fate caso. Le scamorzine affumicate pure. Alla fine, io mi sono portata la borsa, questa qua termica. Poi, abbiamo preso il latte. Abbiamo mai assaggiato il latte, questo qua, senza lattosio del Lidl. Boh, vedremo di solito. Lo prendiamo all'Eurospin o quando troviamo quelli in offerta, diciamo così, di alta digeribilità, bla bla bla. Comunque io da che bevo questo alta digeribilità sto 1000 volte meglio. Non penso di avere un'intolleranza al lattosio, però secondo me un po' fastidio mi dava. Poi abbiamo preso le sottilette light, che non so se light o non light, queste qua non sono proprio la cosa più leggera del mondo, cioè capitemi. Però qualche volta pure che ne so, se faccio la verdura cotta ce ne metto questa sopra per insomma dare un poco di sapore, così le usiamo raramente, non è che le mangiamo tutti i giorni, però ci sta pure per arricchire, che ne so, un piatto. Una cosa che a me piace tantissimo, perché io sono come i bambini piccoli, è la pasta in bianco, per esempio, con la sottiletta sopra. Comunque, detto questo, una cosa che volevo provare da una vita e ho detto mo' sarà da festeggiare, quindi non mi interessa, però penso che la mangeremo domani a cena, a pranzo, forse a pranzo, adesso vediamo. Abbiamo preso questa, che io la volevo assaggiare da tantissimo, e la porzione non è molto grande, infatti qua c'è scritto una porzione. Perché era uscita la settimana scorsa sta linea qua, che esce, ogni tanto esce, Greek Style, e volevo assaggiare com'è, perché il santo subito l'ha assaggiata, mi ha detto che è buonissima. Io che non l'ho mai assaggiato, ho detto vabbè, facciamo così, ce la prendiamo, ce la mangiamo domani a pranzo, e ci mangiamo solo questa, insomma, e via così. Ancora. Che altro abbiamo preso? Ah, poi abbiamo preso Schirella, schifella, la solita schifella che prendiamo, ma sto imparando a mangiarla, nel senso che a me non è che mi fa impazzire sta cosa, perché è plastica, cioè nel senso è un po' come le gallette è uguale cartone, schirella uguale plastica, quindi non è che. Però nell'insalata che uno fa la sera, tipo io ci metto il lattughino, il mais, un poco di questa qua, comunque riempie e è leggera. A livello nutrizionale è ottima, cioè nel senso è ottima, però a livello di sapore, vabbè. Comunque, abbiamo preso poi ancora, ma perché sono 20 volte che apro il frigorifero? Non puoi aprire il frigorifero una volta sola? Questo mi deve far capire quando sto fuori di capoccia. Allora, 2% di grassi, altra cosa che vi so. Oddio, che è successo? Mi sono messa troppo vicino, lo so, non è una cosa. 2% di grassi, ecco qua. Questa qua, questo prosciutto cotto qua, ve lo straconsigliamo perché è buonissimo, lo dovete da mangiare. È leggero e ha un ottimo sapore. Quindi questo qua è molto buono e poi ne abbiamo preso uno solo di quello là affumicato che è altrettanto buono. Questo è più per lui perché a me non è che mi fa proprio impazzire la roba affumicata. Ho altre cose fresche da mettere in frigorifero prima che apro di nuovo? Mi sembra di no. Ah, raga, vabbè, io ormai allora, metto questo qui e questo qui, ok. Dopodiché abbiamo preso, perché siamo degli alcolisti anonimi, ciao, mi chiamo Rosa, sono 5 giorni che non bevo. No, in realtà a me non, cioè, non mi piace bere, però ci stava. E abbiamo preso questo qua, che costa poco questo vinello della Lidl, ma credetemi che è buono. Cioè, a me personalmente,
proprio il vino non mi ha mai detto niente. L'abbiamo preso proprio per così, per la domenica, quando siamo un po' più rilassati, uno si fa il bicchierino così e ci sta, insomma, è più a lui che piace il vino, a me non è che mi fa proprio. Però, insomma, questo qua è buono perché lo bevo pure io, cioè nel senso l'assaggio pure io volentieri. E ecco rosa che cosa dovevi mettere in frigorifero. Se ciao regà, non ci fate caso, io faccio questi video così, tranquillamente. Ok. Cioè il melone da aprire qua. No, da aprile, da aprire. Ok, sto mettendo un po' le cose perché è un po' stretto poi alla fine qua. Ah, abbiamo preso questo, che lo metto direttamente un po' a rinfrescare qua. Il tè, questo qua alla pesca zero. E poi c'è un altro pacco di latte e Coca-Cola zero. Non so se fosse in offerta, no, non sono sicura. Comunque, e altra cosa che ragazzi, per noi è una droga proprio ufficializzata. Infatti, quando mo ce l'abbiamo presi perché ve l'ho detto, però queste ragazzi, queste nel reparto Lidl, quello là dove c'è il pane e tutto il resto, no, io di solito quando passo il reparto sta qua e io guardo di là perché di là c'è il reparto della frutta e della verdura, quindi dico guarda di là, guarda, e poi c'è sempre quella cosa rossa, rossa. Che sento queste? Sono le sirene. Queste sono come le sirene, si chiamano. È una cosa che poi che è? Sono dei semplici dischetti di pasta sfoglia con il sughetto sopra, che è qualcosa di eccezionale, e le abbiamo prese per stasera, così ci facciamo una sorta di aperitivo stasera, dato che mangiamo di più a pranzo. Stasera ci mangiamo queste qua con un poco di Coca-Cola, così abbiamo fatto la cena, che poi non è che sono leggere. E poi alzando subito ho voluto prendere questi. Questi qua sono buoni, però sono gli stessi più o meno, cioè se vi viene lo sfizio di prenderli da Lidl, sappiate che sono gli stessi che fanno di solito surgelati, fatti così e messi là. Noi pensavamo fossero un poco diversi, più ripieni, più invece no, sono quelli. Però le pizzette, ragazzi, sono una cosa eccezionale. E da buoni bambini, l'ultima cosa, l'ultima schifezza di oggi, queste. Raga, queste sono il male, queste sono il male misto alla malvagità del signore, di quelli che hanno creato la cioccolata. E, se queste, io non so se, scrivetemelo sotto se le avete mai assaggiate, ma io veramente le trovo tra le più simili pezzotte, come si direbbe da me, cioè quelle, diciamo, dupe, quelle limitazione, ecco. Delle barrette Kinder, ma sono troppo buone queste qua. Vabbè. Comunque, detto ciò, io chiudo qua questo video. Vi ripeto, non so se lo metterò nel vlog o se sarà un video unico, perché devo capire un po' i pezzettini di vlog di sta settimana, come li ho messi, non si capisce niente. Vabbè, raga, vi mando un bacione e se vi fa piacere ci vediamo presto in un prossimo video. Mi raccomando, mettetemi sempre un pollicino in su così io capisco i video che vi piacciono di più, insomma, interagite con me che mi fa sempre piacere. È un periodo pieno, raga, però vi penso sempre, anche se su Instagram pur mi faccio vedere poco questo periodo, però lo sapete, è la fine della scuola particolare. E vabbè, ci vediamo presto. Ciao!